Leopoldina Nodè viene qui al San Giuseppe, al Ritiro San Giuseppe veniva chiamata questa casa inizialmente, per iniziativa del canonico Pacetti. È stato lui che le ha suggerito di venire in questo luogo. Il canonico a quei tempi era confessore di Maddalena di Canossa e quindi, siccome Leopoldina con le sue compagne, le dilette di Gesù, cercavano un luogo dove svolgere la loro attività, pensa che sia cosa utile che venga qui a San Giuseppe, perché Maddalena di Canossa stava anche lei iniziando la sua opera di carità per le bambine abbandonate nella strada del quartiere di San Zeno. Perciò non è che si conoscessero prima loro due, è stato un suggerimento del canonico Pacetti che ha fatto questo. Forse lui pensava anche che sarebbe venuta fuori da questa collaborazione un'attività unica, ma invece le cose poi sono andate diversamente. Del resto è servito ad entrambe, sia all'una che all'altra, questa collaborazione, perché hanno capito qual era esattamente la loro strada, qual era la volontà di Dio che entrambe cercavano, e poi ognuno ha proseguito secondo quello che hanno maturato e capito negli anni in cui sono state insieme, cioè dal 1808 al 1816. E è stata una collaborazione molto fraterna. Maddalena conosce Leopoldina, la stima moltissimo, e del resto erano due sante, quindi una è già canonizzata e l'altra sta per esserlo. Quindi i loro comportamenti, il loro rapporto è stato un rapporto profondo, molto rispettoso l'una dell'altra. Maddalena dice che non deve affezionarsi troppo perché deve aver di mira non tanto i rapporti con questa persona, ma l'opera che sta per iniziare. E così Leopoldina è molto attenta nei confronti di Maddalena, perché manda una parte delle sue compagne a Mantova, perché il gruppo delle compagne di Maddalena era ancora molto piccolo, molto esiguo, e lei non voleva che ci fosse una preponderanza del suo gruppo nella casa per non condizionare appunto l'attività della Maddalena. Quindi c'è una stima, un rispetto, un grande affetto l'una per l'altra, però piano piano capiscono che ognuna è chiamata per una strada diversa. Infatti lo capisce subito anche il Bertoni, che veniva qui come confessore e poi scriverà chiaramente a San Giuseppe: ci sono due spiritualità, perché Leopoldina viene qui a Verona con un'esperienza di educatrice alle spalle, poi aveva un gruppo di dilette di Gesù che seguiva la spiritualità ignaziana, era stato fondato per questo, poi aveva avuto tante traversie, venivano anche sciolti questi gruppi, ma Leopoldina segue le sue compagne, le cura, e questo gruppo resterà sempre con lei. Quindi loro avevano già un'esperienza educativa nei confronti delle persone nobili. Maddalena invece si sente di raccogliere le bambine della strada e a rivolgersi alle più povere che ci fossero nella società di quel tempo, e vuole appunto dedicarsi completamente a loro. Poi Leopoldina è ancora legata alla vita monastica,
Lei pensa di piano piano di fondare un'istituzione, ma molto legata alla vita monastica, cosa che non voleva Maddalena. Maddalena, che aveva provato per ben due volte a entrare in un monastero carmelitano, dal quale poi esce perché capisce che lei non è fatta per la vita claustrale. Quindi ci sono veramente delle prospettive diverse, una rispetta l'altra e una aiuta l'altra a capire sempre meglio la propria strada. Maddalena vuole occuparsi delle bambine povere, abbandonate, miserabili che sono nella strada, e lei invece, Leopoldina, pensa all'educazione delle nobili, come aveva sempre fatto anche a Vienna, eccetera, e vuole contemporaneamente sia aperta anche alle povere, ma quello non è l'obiettivo principale. Quindi c'è veramente una strada per l'una e per l'altra diversa, e sempre più, mano a mano che il tempo passa, si accorgono di questa diversità e ognuno segue l'ispirazione interiore che avevano dal Signore nella preghiera, e sono decise ad andare avanti per la strada che hanno capito, perché vogliono entrambe fare la volontà di Dio, e questa sembra per loro la volontà di Dio. Poi naturalmente Maddalena, proprio perché aveva tanta stima e affetto per Leopoldina, qui in casa San Giuseppe la fa superiora, perché era sicura, tranquilla, che tutto sarebbe andato bene, avrebbe funzionato, e questo le serve moltissimo per l'inizio della sua opera, perché poi Maddalena, dopo essere venuta nel 1808 qui a San Giuseppe, va a Venezia, e se può fondare le case di Venezia nel 12 e poi di Milano nel 16, era perché qui c'era Leopoldina, quindi lei poteva stare tranquilla, le sue compagne non erano sole, non erano abbandonate. Certamente all'inizio di una istituzione, di una fondazione, non avrebbe potuto lasciare le compagne sole e andare a fondare un'altra casa se qui non ci fosse stato qualcuno a seguirle, e lei di Leopoldina si fidava, era sicura. Poi quando la Scalfo, che è una compagna di Maddalena, chiede di passare al gruppo della Leopoldina, allora diventa tutto più chiaro, diventa chiarissimo anche per Maddalena che veramente ci sono delle diversità che sentono anche le compagne di un gruppo e dell'altro, no? Perché c'è una spiritualità diversa, e perciò capisce che lei deve andare avanti per la sua strada e Leopoldina seguirà la sua. E fin dall'inizio Leopoldina, col suo gruppo, con le sue compagne, decide di tenere il suo gruppo distinto da quello delle compagne di Maddalena, proprio perché lei voleva guidarlo, era un gruppo che si era già costituito da tempo, no? Quindi voleva guidarlo secondo la spiritualità che era propria e condurlo avanti secondo quella spiritualità ignaziana. E perciò Maddalena invece ha un'altra spiritualità, tutta fondata sul crocifisso, la Madonna Addolorata, e quindi lei porta avanti la sua spiritualità. Perciò vanno avanti per alcuni anni, ma quasi parallelamente, fino a che naturalmente capiscono che ognuno deve seguire la propria strada. Quando poi il Galvani, il sacerdote Galvani, offre Albertoni le stimmate e a Leopoldina le Terese, ecco, loro si spostano e qui restano Maddalena con le sue compagne, e Leopoldina inizia
la sua fondazione, fondata sull'abbandono in Dio, sulla Sacra Famiglia, perché poi viene l'interesse, ecco, mentre Maddalena, Gesù Crocifisso e Maria Addolorata sono i fondamenti della sua spiritualità, per lei mi pare che sia la Sacra Famiglia. Quindi ognuno va avanti secondo il suo cammino, quello che hanno capito e maturato proprio stando insieme. È diventato loro entrambe molto chiaro e ognuna, pur con grande rispetto e grande stima, poi a un certo momento si lasciano e seguono la propria strada. Maddalena è venuta qui in un monastero che era stato soppresso, che era chiuso, perché nella strada c'erano tantissime bambine. Lei ha provato prima con una stanza ai Filippini, poi qui in via Regaste, ma si accorge che non ci sarà mai una casa capace di accogliere tutte le bambine che ci sono nella strada. E lei le vuole accogliere tutte quelle che hanno bisogno. Dice: come faccio a aprire le porte ad alcune e non ad altre? Quindi ci vuole un ambiente capace di contenerle tutte. E a San Zeno dice sono centinaia le bambine che sono nella strada, nell'abbandono, nella povertà, nella miseria, e che hanno bisogno di essere istruite, prima cosa, e poi di essere aiutate a conoscere Gesù. Quindi lei pensa di chiedere di usare il monastero di San Giuseppe e Fidenzio, che è qui in via San Giuseppe, che è chiuso per il momento e che è vuoto perché le monache erano state mandate via, era stato soppresso questo monastero e non era ancora utilizzato, non c'era dentro niente. Quindi lei pensa che quando Napoleone sarebbe passato da Verona, di chiedere di usarlo. Infatti Napoleone era ospite del Palazzo Canossa qui a Verona quando passava di qui, perciò chiede al fratello Bonifacio, e quando sa che deve passare Napoleone, di chiamarla e di aiutarla a chiedere di usare questo monastero. E così avvenne. Lei si presenta come marchesa, come una dama della società veronese che vuole aiutare le bambine del popolo che sono abbandonate nella strada assieme ad altre compagne, e questo le viene concesso. Napoleone incarica il Beauharnais di fare un decreto col quale viene concesso a Maddalena di usare questo ambiente, perché veramente le ragazzine erano tante. E poi qui non vengono solo le bambine, stavano qui dalla mattina alla sera, imparavano a leggere e scrivere, imparavano il catechismo, a conoscere Gesù, come diceva Maddalena, imparavano un lavoro secondo le loro attitudini, cioè chi il ricamo, chi il cucito, secondo le attitudini di ciascuno, perché poi potesse guadagnarsi onestamente la vita. Ma oltre alle bambine che stavano qui dalla mattina alla sera, ricevevano tutto gratis, e questa è una caratteristica di Maddalena, oltre ad aver fondato un istituto non monastico, e per quei tempi era una novità, fa tutto gratis, la sua opera è gratis, perché lei mette i suoi beni e quelli delle sue compagne per poter fare tutto gratis. Le suore per tanto tempo hanno dovuto portare una dote all'inizio quando entravano, perché questa serviva per le opere di carità che dovevano essere gratis. Oltre alle bambine poi venivano anche le signore, quelle che volevano nel pomeriggio quando erano libere dai loro doveri familiari.
e venivano qui anche loro, chi voleva imparava a leggere e scrivere, e usava, se era capace di fare dei lavori, venivano fatti dei lavori su commissioni per le nobili della città, le quali naturalmente pagavano questi lavori e il ricavato andava tutto alle signore, alle donne che venivano qui, perché così potevano mantenere la loro famiglia, contribuire al mantenimento della famiglia con un lavoro onesto. Quindi qui c'è stata veramente un'attività molto intensa e molto diffusa, non poteva essere svolta in una casa, in qualunque casa, sarebbe stata insufficiente per queste attività. Quindi viene scelto un monastero.